Radio Radicale, siamo con Lucia Annibali di Italia Viva per parlare di questo secondo appuntamento sulla riforma della giustizia che si è svolto ieri sera. Allora, mi sembra di capire che un passo avanti sul processo civile è stato fatto, mentre mi sembra che la trattativa su quello penale è, diciamo, ancora indietro, anche se mi sembra siano state presentate due proposte che riguardano coloro che vengono assolti nel primo grado e poi le facilitazioni per un indennizzo. Allora, al prossimo Consiglio dei Ministri si va con la prima parte della riforma? Sì, allora diciamo che abbiamo dato un via libera per quanto riguarda il processo civile, che poi insomma dovrà tramutarsi in un pacchetto naturalmente, perché adesso c'è una bozza e quindi la delega si dovrà riempire poi di soluzioni concrete e comunque passerà dal preconsiglio, quindi così funziona. Per quanto riguarda il processo penale invece io ritengo che non ci siano stati passi avanti, comunque la questione della riforma della prescrizione così come immaginata dal ministro Bonafede rimane necessariamente, è una pregiudiziale, perché non possiamo pensare che le due cose, quindi riforma del processo penale e prescrizione, non vadano insieme, perché è così. E quindi nel momento in cui si interviene in una riforma del processo penale che in qualche modo introduce strumenti, accorgimenti che possano limitare la durata del processo, quasi sembra un di più poi comunque far entrare in vigore a priori la riforma della prescrizione così come immaginata. Diciamo che un punto su questo non si è trovato. Noi continuiamo a chiedere che ci sia un rinvio dell'entrata in vigore della riforma della prescrizione. Su questo il ministro non pare, insomma, cambiare posizione. Le soluzioni proposte che lui ha avanzato per quanto riguarda appunto una, diciamo, regolamentazione della durata, quindi anche termini di fase, spacchettando, immaginando una trattazione prioritaria per chi viene assolto, un indennizzo, non appaiono insomma soddisfacenti o comunque sostenibili. E il tema è quello comunque, ma questa è una questione anche di cultura giuridica evidentemente, di diversi approcci, che comunque si debba inserire una norma di chiusura e quindi che decreti l'estinzione del processo quando questo si protrae per un tempo eccessivamente lungo. Invece la riforma della prescrizione del ministro va in tutt'altra direzione, cioè si allungano i processi, questo lo diciamo noi, ma io lo dico perché sono convinta, al di là del punto politico, sono convinta come donna di legge, insomma, di quello che penso, che ho sempre sostenuto. Quindi è un nodo molto complicato da sciogliere al momento. È giusto, diciamo, spacchettarla nel prossimo Consiglio dei Ministri? Voi pensavate, cioè eravate già d'accordo di andare avanti così, dividendo il civile con il penale, visto che di riforma di giustizia si trattava, si poteva mettere tutto insieme, o è sbagliato metodologicamente? Ma è stata una scelta per dire intanto andiamo avanti con qualche cosa, ecco questo. Insomma, bisogna anche pensare ai tempi, adesso siamo in sessione di bilancio, quindi è piuttosto difficile, cioè la sua è una proposta di riforma molto ampia perché riguarda sia la parte penale sia la parte civile, ma ha messo dentro anche il CSM, che comunque è tutta un'altra questione altrettanto delicata. Era stata esclusa nei precedenti colloqui? Era stata esclusa, non l'abbiamo toccata, ieri un po' l'abbiamo toccata, anche su quello si possono fare delle diverse proposte, ma insomma anche lì c'è da ragionare, quindi in realtà i punti su cui riflettere e ragionare sono ancora tutti sul tavolo. Senta, mentre abbiamo capito quello che succede, cioè le proposte che sono state presentate sul penale, diciamo, io non ho capito sul civile che cosa è successo, nel senso che nessuno ha detto nulla di nulla. Allora sì, si accorcerà il processo civile, lei ha capito... Sul civile non abbiamo approfondito in realtà, perché appunto comunque rimane il nodo vero politico è quello della prescrizione, cioè inutile che ci giriamo intorno. La bozza di riforma sul processo civile ha, come proposta al ministro, ha degli accorgimenti che, diciamo, non sono stati cassati in modo particolare, quindi non ci sono osservazioni, diciamo, abnormi, ecco.
Lui introduce in sostanza il metodo del ricorso, no? Anche per cui sostituisce l'atto di citazione attraverso un ricorso e da lì dà vita ad un nuovo procedimento. Quindi c'è l'ennesima, io parlo da avvocato in questo momento, l'ennesima rimodulazione di termini, di scadenze processuali che sono prestabiliti ma che poi possono avere in realtà anche una proroga, no? Si può chiedere poi le parti, insomma, nella dinamica dei processi è chiaro che chiederanno, immagino, di poter poi prolungare un po' i termini, anche perché può essere necessario per meglio valutare gli atti, quindi fare conclusioni e precisare conclusioni. C'è da chiedersi se l'instaurazione di un nuovo rito ad hoc possa essere una scelta giusta, perché comunque un nuovo rito deve poi entrare a regime, quindi bisognerà valutare anche quello, o se non era forse il caso di utilizzare allora direttamente il rito del lavoro, che ha già delle sue dinamiche, quindi è già ben incardinato, insomma, negli anni, questo lo sappiamo, magari lavorare a quell'interno per quanto riguarda la fase dei menti istruttori. Vediamo, insomma, poi comunque, ripeto, la delega, quindi il pacchetto rispetto al processo civile dovrà poi assumere una sua forma e passare dal preconsiglio e poi arrivare al Consiglio dei Ministri. Non ci sono osservazioni, diciamo, che lo vadano a stravolgere, questo sì, quindi in questo senso abbiamo detto va bene, intanto diamo un primo via libera al processo civile, che comunque non è detto che non sarà suscettibile poi di emendamenti, che certo, non certo. Si può lavorare come si lavorava prima a pacchetto chiuso, no, con la precedente maggioranza, per cui quello che arriva in Parlamento diventa intoccabile, questo non è pensabile, certo. Penso. Quando vi rivedete? Non l'abbiamo deciso, perché poi la riunione si è protratta per un abbastanza tempo, si era fatta una certa ora. Dalle 9, se stai dalle 9 fino all'1 presso poco. Sì, in realtà è iniziata poi 9:15, quindi gli orari sono sempre 9:15, abbiamo atteso naturalmente il presidente Conte, abbiamo avuto un piccolo momento anche conviviale, abbiamo mangiato un attimo una pizza per stemperare il clima, diciamo così, però insomma poi il vero nodo non si è sciolto al momento, anzi. Va bene, grazie per averci un po' spiegato com'è andata, grazie a Lucia Annibali di Italia Viva.